Eseguite ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Tribunale di Catania nei confronti di 13 soggetti, 8 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, gravemente indiziati dei reati di associazione finalizzata al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ad eseguire le ordinanze i carabinieri della Compagnia 10 Reale, il Comando Provinciale di Catania, supportato dai reparti specializzati dell'arma presenti nella regione siciliana. Nei confronti di altri 6 individui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Le complesse attività tecniche di indagini hanno consentito di evidenziare un'associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operanti nei paesi etnea. In particolare è stato individuato il movimento di un consistevole quantitativo di sostanze stupefacenti nel bar ubicato nel comune di Aci Bonaccorsi. Si è stato ricostruito la rete dei pusher e il sistema di gestione dello spaccio, acclarando le modalità di approvvigionamento e cessione degli stupefacenti, soprattutto cocaina e marijuana, nei comuni di Aci Sant'Antonio, San Giovanni La Punta, Via Grande, Pedara e Aci Bonaccorsi. L'associazione, costituita in parte da soggetti Giuseppe Buonanno, Daniele Magliocchi, Francesco Vittorio, contigui al clan Laudani di Catania, grazie alla rudimentale ripartizione dei ruoli tra venditori e fornitori di sostanza, avrebbero ideato un preciso modus operandi volto a commettere ripetute azioni delinquenziali attraverso l'utilizzo di un linguaggio allusivo, parole come Africa o Stella per indicare la qualità della cocaina e frasi in codici che alludessero a prodotti di gastronomia venduti nel bar, non solo per organizzare incontri con gli acquirenti, ma anche per indicare le sedi deputate alle riunioni fra gli associati. È stato ricostruito un giro d'affari di almeno 388.000 euro immesse nel mercato della droga. I carabinieri 10 Reale, su delega della Procura distrettuale di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio della sostanza stupefacente. Le indagini, iniziate nel 2021, hanno fatto emergere la struttura dell'organizzazione criminale e i ruoli degli associati, alcuni dei quali vicini al clan mafioso dei Laudani. La metodologia utilizzata per la vendita della sostanza stupefacente, invece, si concretizzava sia nella vendita al dettaglio della cocaina, confezionandola come se fossero dei prodotti di gastronomia venduti in un bar, sia all'ingrosso ad altre organizzazioni criminali. L'indagine, inoltre, ha permesso di sequestrare in flagranza di reato 260 grammi di cocaina e 250 grammi di marijuana e di ricostruire un giro di affari di circa 380.000 euro immessi nel mercato della droga. Alla luce dei recenti fatti di cronaca e sui decessi e intossicazioni alimentari causati dal batterio patogeno Listeria monocytogenes, il Comando Carabiniere per la tutela della salute, nell'ambito delle iniziative sul controllo della filiera agroalimentare, ha concentrato un blitz nei confronti di imprese produttive maggiormente esposte al rischio di contaminazione dal batterio. I carabinieri del NAS di Ragusa hanno eseguito 34 controlli presso macellerie, salumifici e industrie conserviere ricadenti nelle province di competenze, accertando numerose carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché detenzioni di prodotti a base di carne sprovvisti di tracciabilità e con data di scadenza superata. Provvedimenti urgenti richiesti anche grazie all'ausilio del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della locale ASP. Sporco, residui alimentari, macchie di sangue rappreso, residui untuosi, polvere, larve di insetti sulla quasi totalità delle superfici calpestabili della struttura, in un noto salumificio nisseno. Presso le celle frigo destinate a contenere gli insaccati pronti per la commercializzazione, oltre a rilevare le medesime carenze, hanno rinvenuto più di 500 kg di salume in vario genere, in gran parte con data di scadenza superata. La merce è stata sottoposta al vincolo di sequestro e prelevati i campioni al fine di ricercare il batterio. Stessa sorte toccata a 3 macellerie e salumifici siti nei comuni di Rosolini, Noto e Ispica. Nel comune di Modica è individuata una macelleria-salumeria che deteneva all'interno di una cella frigorifera in precarie condizioni igienico-sanitarie prodotti a base di carni fresche stagionati in promiscuità tra loro. Ad Ispica, in una macelleria, sequestrata 60 kg di carne destinata alla vendita priva di tracciabilità.
Dalla campagna di prevenzione Listeria eseguita dai NAS sono emerse irregolarità in 17 strutture, pari al quasi al 50%, segnalati altrettanti OSA alle autorità competenti, contestate 36 sanzioni amministrative per 39.000 euro ed eseguiti provvedimenti di chiusura e sospensione per 6 imprese per un valore di circa 5 milioni di euro. Inoltre l'attività ispettiva ha permesso di sequestrare 1.500 kg di prodotti a base di carne e salumi non idonei al consumo umano. Una cabina di regia che possa supportare e coadiuvare i dipartimenti regionali nella programmazione e nella spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ne ha annunciato la costituzione nel corso di un incontro che si è svolto a Palazzo d'Orleans con i dirigenti generali. Sarà presieduta dal segretario generale della Regione Maria Mattarella e composta da Giovanni Bologna, avvocato generale della Regione, Ignazio Tozzo, ragioniere generale, dirigenti generali Lazio della programmazione Falgarese dell'Arit Madonia della Funzione Pubblica e del capo di gabinetto vicario della Presidente Vitalba Vaccaro. Il PNRR, ha detto Schifani ai dirigenti, è un'opportunità straordinaria per lo sviluppo della Sicilia e non possiamo sprecarla. Tanto è già stato fatto ed è nostra intenzione continuare su questa strada. Con la collaborazione di tutti faremo tutto quanto nelle nostre possibilità e metteremo in campo ogni sforzo per superare le eventuali criticità che dovessero presentarsi. Il collegamento in videoconferenza con il dirigente generale del DRPC Sicilia, ingegnere Salvo Coscina, ha concluso la 3 giorni di addestramento denominata Prima Esercitazione Regionale Coordinamento Magna Vis Sicilia, attività che ha ottenuto il patrocinio della Protezione Civile Siciliana e ha visto impegnate da venerdì scorso diverse organizzazioni di volontariato provenienti da tutta l'isola, per un totale di circa 250 operatori, giunti con propri mezzi e attrezzature oltre all'unità cinofile. Il dirigente generale Salvo Coscina, parlando da remoto ai presenti, volontari e funzionari del DRPC Sicilia, tra loro c'era anche il sindaco Girolamo Cangelosi, ha posto l'accento sugli interventi che si stanno effettuando nell'area antica di Poggioreale. Non capita a nessuno, ha detto tra le altre cose il capo dipartimento Coscina, di fare un'esercitazione in un sito distrutto da un terremoto del 1968, un luogo in cui la regione siciliana sta investendo tantissimo. Abbiamo fatto la recinzione e ora investiremo 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici sull'asse principale, ha spiegato il DG. Quella di Poggioreale Antica è un'area, tra l'altro, di interesse internazionale, che non riguarda solo la protezione civile, ma anche il mondo scientifico e la ricerca. Del resto, appena alcuni mesi fa, proprio in questo sito si è sperimentata, per iniziativa di un team di ricercatori europeo, una particolare tuta evoluta destinata ai soccorritori. Nel corso dell'esercitazione dei giorni scorsi si sono svolte simulazioni di ricerca dispersi con l'utilizzo di cinofili, di evacuazione e di soccorso in corda di feriti in edifici danneggiati, di telecomunicazioni, oltre ad una disciplina che si sta sempre più affermando nel mondo del volontariato di protezione civile, il recupero delle opere d'arte dagli edifici che le custodiscono. La Regione Siciliana con il suo presidente è stato presente alla cerimonia di consegna nell'auditorium scelto di Unicore Aenna delle lauree ai neodottori di medicina e all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 della Facoltà di Medicina e Farmacia dell'Università Rumena Dunăre de Ros din Galați. Il presidente ha sottolineato l'importanza della funzione pubblica che ha la sanità, che è un bene da tutelare. E l'attenzione sarà concentrata sulle aree di emergenza siciliane. Ma sentiamo direttamente il presidente della regione. Un evento importante perché si realizza una fortissima integrazione tra pubblico e privato nel mondo della sanità. Non una distinzione. Il pubblico ha contribuito con un privato di eccellenza, mettendo a disposizione strutture medico-ospedaliere perché si possano realizzare delle lauree anche attraverso l'università di un altro paese europeo, ma siamo in Europa, per formare
per formare dei giovani che credano nei valori europei, per formare dei giovani che arricchiscano questa provincia di professionalità sanitaria della quale ha bisogno. Oggi ho voluto essere qui per testimoniare la condivisione di questo progetto da parte della regione che io ho l'onore di presiedere e per manifestare un messaggio ai ragazzi: rimanere qui, rimanere in questo territorio, e questo è l'impegno mio, l'impegno della mia giunta, l'impegno credo del Parlamento regionale. Due giornate di studio di alto valore scientifico dal titolo Sicilia terra di approdi, i gaggini di Bisone, il museo diffuso in provincia di Catania. Si svolgeranno da venerdì 4 a sabato 5 novembre dalle ore 9 al Castello Ursino di Catania. Si chiude così la prima fase del progetto Il racconto dell'arte in Sicilia, terra di approdi, la presenza nella Sicilia orientale dei gaggini di Bisone, l'umanesimo nella rinascita tra il XV e il XVI secolo, ideato dalla sovrintendenza etnea, promosso e finanziato dall'assessorato regionale ai beni culturali e l'identità siciliana. L'iniziativa intende promuovere la fruizione, la conoscenza e la tutela delle opere degli scultori attraverso la ricostruzione di un percorso che dal Canton Ticino, luogo di nascita di Domenico Gaggini, giunge in Sicilia, dove la famiglia ebbe numerosi committenze.